Marcello, che cosa significa 100? Che passano gli anni. È un record da battere quello di suo padre. No, è tutto un altro discorso. Una partita che vorrebbe cancellare. Una. Nessuna. 100 partite, una medaglia d'oro. Le 328 di Concetto valgono evidentemente un medagliere, senza nulla togliere al figlio Rosario, che oggi ha conteso a Bagna Maradona la palma di migliore in campo. Due modi di arbitrare non proprio simili, ma i risultati sono gli stessi. Non ne soffre il gioco, che è ad ampio respiro. Il Verona, con tanto di scudetto sulle maglie, corre. Il guaio per Bagnoli è che il Napoli di Bagni macina ancora più chilometri. Sembra avere il diavolo in corpo la squadra azzurra e costringe i difensori in maglia gialla a ricorrere a tutti i mezzi possibili pur di fermare lo scatenato Maradona. Gli specialisti ricordano di avere i piedi buoni sui tiri da fermo e così Bertoni fa distendere Giuliani. Si ricorda anche Giordano di essere un rapido nelle esecuzioni e fulmina il portiere Scaligero. È l'1-0. Il più bravo di tutti nel Verona è Di Gennaro, che non solo avvia con lunghi lanci il contropiede dei compagni, ma lui stesso funge da rifinitore, anche se Turchetta fallisce, come vedete, il possibile pareggio. Maradona costringe Brigal a fare il maratoneta a tutto campo, ma il tedesco non disdegna di offendere quando gli è consentito. La partita è piacevole, veloce ed offre spunti di estremo interesse, al di là delle marcature che verranno e dei pali colpiti o dei rigori ripetuti. Bruno, potrebbe valere 2 punti questo tuo gol, ma per te vale anche tanto di più, immagino. Ma per me vale 2 punti e basta, io gioco per il Napoli e non per Giordano. Una partita dura finora? Verona è una bella squadra. Dani, un po' imbronciato, ma può cambiare ancora tutto. Sì, ancora sì. C'è 45 minuti per giocare. Giuliani evidentemente non è stato facile profeta. Dopo 2 minuti e 37 secondi il gol del 2-0 con Bagni che devia di precisione la punizione cross tagliata di De Guito. Gli infortuni a Filardi e Giordani costringono Bianchi a gettare nella mischia Carannante e Caffarelli. Qualcuno rimpiange i titolari e teme il peggio, che non avviene perché i due napoletani si dimostrano all'altezza e perché Maradona con questo gol beffardo lascia di stucco il portiere, un gol che vi proponiamo al rallentatore con la descrizione autografa dell'autore. Sì, si è visto che Giuliani stava fuori dalla porta, mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che è entrato in porta. Un gol bello perché era di lontano. La partita è decisamente in discesa per il Napoli e Diego prova a recitare contemporaneamente il ruolo di calciatore e di cestista. Bagnoli pensa alla partita con la Juve, manda in campo Vignola e Galbagnini per Bruni e Volpati. La fresca pressione offre subito un rigore che l'arbitro Lobello concede giustamente e che fa più giustamente ancora ripetere. Un rigore che Garella, ricordandosi di essere campione d'Italia, neutralizza da par suo. Non c'è motivo per amareggiarsi, ma il solito teppista, che crede di poter essere ignoto, lancia una bottiglia in campo. Lo fulminano le telecamere del nostro Campili e gli agenti della Guardia di Finanza. Mancherebbe Bertoni all'appuntamento e Maradona gli offre su un piatto d'argento la posizione giusta. Il tiro di Daniel è di quelli che non si vedono neanche. Il Verona affonda, non corre neanche più. E allora Pecci tira fuori la zampata per uno storico 5-0 che Maradona negli spogliatoi commenta così. No, credo che oggi abbiamo dimostrato essere una squadra unita perché tutti abbiamo corso molto, abbiamo fatto tutto quello che aveva detto il mister prima della partita. Allora per questo dico che il Napoli oggi mi ha sembrato una vera squadra. Una squadra che se si ripete così diventa veramente pericolosa. Sì, non so se possiamo ripetere il 5-0, però sì, giocando con questa voglia di giocare, di vincere, possiamo fare grandi cose.